La partecipazione all'incontro con la Sala Francini, stipata di persone, fa ben comprendere la preoccupazione della popolazione di Casalguidi dopo che, grazie ai medici di famiglia, è stata segnalata sul territorio un'anomala concentrazione di tumori rari, per la quale le autorità sanitarie hanno avviato una ricerca epidemiologica. Per spiegare cosa è successo e cosa si sta facendo, è stata dunque organizzata un'assemblea con responsabili di ASL e ARPAT. C'è un numero di casi negli ultimi 5 anni di tumori di forme particolarmente rare che si chiamano sarcomi dei tessuti molli, qualcuno anche delle ossa, in un numero maggiore dell'atteso, dove l'atteso è quello che capita in tutto il mondo. E fatto qui il numero di abitanti che c'è in questa zona sono almeno 3 volte quelli che ci dovevano essere. Di quanti casi si sta parlando ora? Ad ora si sta parlando di 7-9 casi. Dico questo 7-9 perché queste forme tumorali sono difficili da identificare con esattezza nel tipo istologico preciso, quindi dobbiamo avere ancora i documenti che lo confermano. Si è parlato anche di casi in un'area territoriale molto ristretta, è vero? Sì, appunto stiamo parlando, si parla di cluster in questo caso, cioè quando un numero di casi di malattie rare si concentrano in un piccolo territorio come Casalguidi e l'area subito vicina e anche concentrate nel tempo, cioè in pochi anni. Questo tipo di tumori e questo tipo di malattie spesso nel mondo si sa fanno questi cluster, questa aggregazione. I motivi non sono stati mai chiariti da nessuna parte, ci sono delle ipotesi, sospetti, ma in generale ancora, diciamo, nel mondo non si è mai riusciti a capire i motivi per cui questi tumori insorgono e poi cominciano a scomparire. La vostra indagine come procedete quindi? Prima indaghiamo le storie dei familiari e dei malati, dei pazienti, per capire cosa li accomuna, se ci sono fattori macroscopici a comune. Poi si fanno dei sopralluoghi che abbiamo già fatto nel territorio per capire non ci siano grandi impianti, fabbriche, quindi cose importanti e qui è evidente che non ci sono. E poi andiamo a verificare quei possibili fattori, quantomeno per escluderli, cioè per assicurarci che ci sia un'aria pulita, un'acqua pulita e che i terreni siano buoni, quindi che l'ambiente in cui vivono queste persone sia buono. Dopodiché, non è detto che riusciamo a capire il motivo, ma almeno escludere che ci possano essere dei fattori di inquinamento importanti. In che tempi pensate di avere dei risultati da questo punto di vista? Questo delle indagini entro ottobre sappiamo la revisione di tutta la casistica, poi estenderemo l'analisi a tutto il territorio più ampio per verificare che non ci siano altri casi che ci sono sfuggiti, perché in questo momento è grazie ai medici di famiglia che abbiamo ricostruito questa casistica, quindi la amplieremo e poi passeremo al campionamenti probabilmente delle acque, dico probabilmente delle acque perché le altre matrici, cioè l'aria e l'acqua che beviamo, l'acqua che arriva negli acquedotti, è già controllata, quindi quest'acqua qui è già sicura. Quella meno controllata al momento sono quelli dei pozzi, delle case private e quindi andremo a vedere con dei campioni se in queste case private ci fossero sostanze che non sono state mai misurate. Stasera più che altro è da capire insieme al dottor Cipriani, al dottor Poggi, al dottor Sapiccioli dell'igiene, cioè, quali sono le cause e se è possibile arrivare a capire da dove viene, ecco, perché il nostro problema principale è capire la provenienza, oppure come fare per curarla.